Molti punti ancora da chiarire negli uffici della questura a Campobasso sulla violenta aggressione subita da un cinquantenne tra Baranello e Vinchiaturo. Le celebrazioni del 9 maggio vengono ricordate in Italia come il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi politiche. Niente più reddito di residenza attiva in Molise. L'amministrazione regionale ha revocato l'avviso del 2019 per un importo di quasi 1 milione di euro. Si ferma alle semifinali la corsa scudetto della Magnolia nella pallacanestro femminile. Venezia in finale grazie a due successi su altrettante gare. Ben ritrovati gentili telespettatori, potrebbe essersi trattato di un agguato vero e proprio quello teso a un cinquantenne di Campobasso nelle campagne tra Baranello e Vinchiaturo. L'uomo è stato minacciato, aggredito e violentemente percosso, tanto da riportare ferite guaribili in circa un mese. Sulla vicenda di cronaca verificatasi nella serata di ieri sono in corso gli accertamenti della squadra mobile della Questura di Via Tiberio. Sono molti ancora i punti oscuri del caso che gli agenti di polizia dovranno chiarire. Oggi è stato il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi politiche. La scelta della data delle celebrazioni fu determinata da quella del ritrovamento, il 9 maggio del 78 a Roma, del corpo dello statista Aldo Moro. Il Parlamento italiano ha voluto ricordare le vittime del terrorismo e delle stragi politiche, approvando una specifica legge, la numero 56, del 4 maggio 2007. Lo fece volendo dare considerazione e memoria storica alle tante vittime del terrorismo colpite in quegli anni bui in cui l'intero territorio del paese si tingeva del sangue di moltissimi cittadini italiani, stranieri e apolidi caduti per mano di coloro che volevano colpire le regole della democrazia e gettare la nazione nel baratro del caos e dell'incertezza politica. Per le celebrazioni annuali auspicate e previste fu scelta la data di oggi, il 9 maggio, che è la stessa di quella mattina del 1978 in cui a Roma, in via Caetani, fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, sequestrato, tenuto prigioniero ed ucciso barbaramente dalle Brigate Rosse. Tante le vittime tra le forze dell'ordine, come il molisano Giulio Rivera e tante altre persone, quasi sempre gli agenti di scorta delle personalità a rischio di essere colpite, personaggi del mondo delle istituzioni, politici, ma anche magistrati e docenti universitari, tutti nomi inseriti nelle liste di coloro che con la loro morte avrebbero voluto sancire il fallimento delle norme democratiche e servire alla nascita di qualcosa di oscuro e assolutamente lontano dai diritti e doveri della Costituzione. Da tutto questo e dalle battaglie vinte dai cittadini italiani deriva il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Un giorno in cui dovremmo fermarci per un atto di riflessione nel ricordo di coloro che si sono sacrificati ancora una volta per la libertà. La Giunta regionale ha revocato l'avviso sul reddito di residenza attiva approvato nel 2019 per un importo di poco inferiore al 1 milione di euro. L'esecutivo di centrodestra ha rinviato la riprogrammazione delle risorse economiche, non prima però di un nuovo accordo con i ministeri dell'economia e delle imprese per la realizzazione di un intervento di pari importo finanziario. Quindi niente più agevolazioni per coloro i quali intendono avviare un'attività commerciale in un comune al di sotto i 2.000 residenti. Cambiamo argomento. Dopo un lungo iter giudiziario, il comune di Trivento esce dal consorzio industriale di Campobasso Boiano. Accordo transattivo pari a 700.000 euro su un totale di 1.800.000 euro. Si concludono in questo modo quasi 23 anni di una gestione fallimentare da parte del consorzio dell'area produttiva di Piana Sant'Antuono. Vediamo.
Avvocato Di Pardo, per il Comune di Trivento uscire dal consorzio industriale di Campobasso Boiano per, nel futuro più breve possibile, andare a gestire la propria area industriale in Piana Sant'Antuono è stato un percorso lungo, difficile, complesso. Di cosa si tratta della transazione economica? È stato un percorso lungo perché è durato praticamente 24 anni, dal primo atto, dal primo accordo che fu raggiunto col consorzio per affidare al consorzio la gestione di quest'area. La gestione consortile non è stata un successo, mettiamola così, è stata molto costosa per le casse comunali, ha determinato un debito enorme per il Comune di Trivento, per il debito risultante da vari contenziosi. Oggi con un accordo questo debito viene notevolmente ridotto, il Comune per effetto di questo accordo dal 2025 quasi sicuramente uscirà dal piano di rientro e potrà tornare a gestire quest'area con proprie risorse e proprie capacità, e quindi quest'area forse potrà tornare a rivivere. Ma il contenzioso con il consorzio industriale è stato chiuso interamente per tutti gli anni? Oggi si è chiuso tutto il periodo, si è chiuso il contenzioso che era relativo appunto al periodo che andava fino al 2016-2017 fondamentalmente, ed era il periodo in cui il consorzio si era fortemente indebitato e il Comune di Trivento, in qualità di soggetto partecipante al consorzio, è dovuto intervenire con proprie risorse per ripianare questi debiti. Stiamo parlando di quali cifre? Il debito del consorzio nei confronti del consorzio ammontava a quasi 1,8 milioni, più c'era un ulteriore contenzioso avviato dal consorzio per altri 2.500.000 euro. Però 1,8 milioni è l'importo che doveva essere pagato, si è chiuso con un importo di 700.000 euro, di cui 400 subito e 300 di dilazionate nei prossimi ulteriori 3 anni. Da molti anni i cittadini, ma soprattutto gli imprenditori dell'area, hanno denunciato una mancanza di servizi, quindi oltre a un contenzioso da parte del Comune anche servizi mai o poco offerti dal consorzio stesso. E quindi diciamo non è stata una scelta felice quella di affidare al consorzio la gestione di quest'area, perché da quello che emerge si è pagato tanto e non si sono avuti servizi. Oggi il Comune ha non solo ridotto il suo debito e quindi, ma anche deliberato l'uscita dal consorzio, cosa che si poteva fare soltanto dopo aver definito i rapporti economici col consorzio. La Guardia di Finanza di Pescara ha concluso le indagini sui pascoli fantasma. 75 in Italia le persone coinvolte nella truffa portata avanti da 10 anni da un'associazione a delinquere composta da 13 persone. Scopo della truffa: falsificare i requisiti per far ottenere i terreni e le agevolazioni a sostegno dei giovani imprenditori agricoli, e che invece finivano nelle mani di imprese inesistenti, autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ricettazione e truffa aggravata ai danni dello Stato sono alcuni dei principali reati dei quali sono accusati i responsabili di una frode pari ad un totale di 5 milioni di euro. Ancora a cronaca, è stato condannato a 4 anni e 9 mesi di reclusione al pagamento di 60.000 euro il 38enne pusher responsabile di traffico di stupefacenti che si occupava di trasportare droga da Roma fino ad Isernia, città dove veniva venduta nelle piazze di spaccio. Le indagini avevano portato le forze dell'ordine ad individuare il giro criminale nel quale era coinvolto il 38enne isernino insieme ad altri spacciatori. L'inchiesta quindi si è conclusa con la condanna dell'uomo. Torniamo al capoluogo di regione. Chiude da oggi al pubblico Villa De Capua il giardino. Sarà soggetto ad interventi di recupero e riqualificazione dell'area, con l'opera che verrà restituita alla cittadinanza entro la fine dell'anno. Un progetto di valorizzazione e riqualificazione di uno dei giardini più belli, Villa De Capua a Campobasso, dal valore di 2,2 milioni di euro.
fondi ottenuti nell'ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR che il Comune di Campobasso è riuscito ad ottenere. Quindi ci siamo, i lavori sono pronti a partire da oggi. Villa De Capua chiuderà al pubblico. Sarà inibito sia l'accesso da Piazza Falcone Borsellino che quello da Via Ugo Petrella per permettere l'avvio di un'opera che restituirà il giardino ai campobassani alla fine dell'anno. I lavori prevedono, oltre ad importanti interventi di recupero, la realizzazione del giardino dei bimbi, un'area destinata alla coltivazione delle piante medicinali ed officinali, le stanze verdi, il recupero della storica peschiera, quello del belvedere e il sacrario con il recupero e la sistemazione idraulica della fontana esistente. Tutti i percorsi che attraversano Villa De Capua saranno rimessi a nuovo con il recupero delle parti realizzate in pietra e il riposizionamento delle parti sconnesse. E ci sarà posto anche per una piccola caffetteria dove poter gustare un caffè o un aperitivo nelle belle giornate estive. Il parco inoltre sarà dotato interamente di un sistema di videosorveglianza. Soddisfatto l'assessore Simone Cretella che in un post sulle sue pagine social ha annunciato l'avvio dei lavori, certo che il giardino di Campobasso tornerà ad essere il gioiello che era. Il bilancio partecipativo come strumento per conoscere le esigenze della cittadinanza. Per il secondo anno consecutivo l'amministrazione al Comune di Campobasso utilizza questo strumento come forma di vicinanza agli abitanti. La partecipazione dei cittadini nella definizione dei progetti da finanziare con risorse pubbliche, commenta Roberto Gravina, consigliere regionale di minoranza, rappresenta un passo verso una governance trasparente ed inclusiva. Ci spostiamo adesso a Venafro, nello stabilimento Elcom, uno dei convegni sulla transizione ecologica ed energetica previsti nel programma del Tour 24 di Prosiel, l'associazione formata dai principali esponenti della filiera elettrica italiana. Prosiel è un'associazione presente dal 2000 che è stata voluta dai principali attori della filiera elettrica italiana che si occupano nel loro impegno quotidiano e come missione centrale della promozione della cultura della sicurezza e dell'innovazione elettrica. Ogni anno danno vita ad un vero e proprio tour nazionale, programmando incontri e convegni, come quello tenuto a cura della Elcom di Venafro, in cui si sono affrontate le tematiche relative alle norme previste per accompagnare un cambiamento epocale, quello della transizione ecologica ed energetica. È un tema ovviamente di grandissima attualità e sia a livello europeo che a livello nazionale, sia le direttive adottate dall'Unione Europea che la legislazione nazionale, così come ovviamente le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano, si stanno adeguando a quelli che sono i cambiamenti climatici che sono in atto oggigiorno. Ed è per questo che tutto questo fermento a livello legislativo nazionale ed europeo si sta muovendo per far sì che si cambi prospettiva prima di tutto anche dal punto di vista progettuale. Gli edifici devono diventare edifici smart, perché l'edificio smart può contribuire a quelli che sono i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo, e quindi anche le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si stanno adeguando, così come sta facendo la guida CE 6453, si stanno spingendo per contribuire a portare avanti questo cambiamento. A testimonianza dell'impegno dell'azienda venafrana Elcom, ascoltiamo Giovanni Scarabeo del gruppo omonimo. Siamo particolarmente orgogliosi di poter ospitare l'evento Prosiel, che è di rilevanza nazionale sicuramente. Ritengo sia un'occasione unica per poter esplorare tutte le novità normative del settore degli impianti elettrici, ponendo particolare attenzione alla guida CEI 6453. Affronteremo oggi temi di fondamentale importanza, quale la decarbonizzazione degli edifici, l'efficientamento energetico e la green mobility, sperando che questo sia di impulso per un più rapido sviluppo del nostro settore. Negli spazi antistanti la stazione navale della Finanza a Termoli è stata organizzata oggi una giornata dedicata alla donazione di sangue, alla quale hanno partecipato numerosi militari in servizio. L'evento ha rappresentato un momento di generosità,
morale delle Fiamme Gialle verso la comunità per aiutare chi ne ha bisogno e promuovere il valore dell'altruismo. Cambiamo ancora argomento, le associazioni no profit esprimono soddisfazione per l'istituzione della rete oncologica regionale che formalizza la collaborazione tra le strutture ospedaliere e le associazioni di volontariato. Nell'ambito della cura delle malattie oncologiche, le associazioni no profit, se ben coordinate, possono sempre fornire il proprio contributo per aiutare i pazienti al superamento della malattia e sostenere le loro famiglie. Questa rete tra le strutture sanitarie e le associazioni è stata formalizzata con la creazione, anche in Molise, della rete oncologica regionale, che sancisce l'inizio di una collaborazione attiva tra personale medico e organizzazioni territoriali, sulla base dei criteri e delle regole previste dal Piano Oncologico Nazionale in merito alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie tumorali. La notizia della partenza della rete oncologica regionale in regione è stata accolta favorevolmente dalle associazioni italiane che hanno delle sedi anche in Molise, e che si occupano di formare adeguatamente i propri volontari per garantire il miglior livello di supporto possibile. In quanto associazioni di volontariato attive in ambito sanitario, commentano i rappresentanti locali di Cittadinanza Attiva, AIL e LILT, siamo consapevoli del contributo che gli enti no profit potranno assicurare alla rete oncologica. Ora attendiamo, proseguono, l'insediamento del coordinamento regionale fissato entro la data del 30 giugno per poter effettivamente dare il nostro contributo. È ritornato alla normalità il funzionamento del depuratore di Pozzilli, nel quale confluiscono gli scarichi industriali degli stabilimenti dell'area Benafrana dopo gli sversamenti cominciati alcuni giorni fa. Ora il depuratore ha ripreso a funzionare regolarmente. Le campane da secoli hanno scandito con i loro rintocchi la vita dell'uomo. La fonderia Marinelli di Agnone rimane il fulcro della realizzazione di esse. Per noi Vittorio La Banca. Si parla di suonatori di campane a mano, che è una tradizione che si cerca di non far perdere. I bronzi antichi ancora una volta diventano la voce degli angeli. Guarda, questo momento veramente è per noi una gioia, perché tutti questi suonatori di campane, forse, tra virgolette, lo dico timidamente, ma credo che amino le campane più di noi che le facciamo, che le fondiamo. Noi le facciamo per lavoro, ma loro vanno sui campanili, girano intorno alle campane, le abbracciano, le suonano, le curano, queste campane, come se fossero creature proprie. E allora è veramente è commovente questo. Queste persone che oggi si ritrovano tutte qui ad Agnone a festeggiare insieme a noi, e non a caso questo titolo, Rintocchi di Pace, in questo momento veramente critico, e queste campane che hanno sempre avuto un ruolo nella vita dell'uomo, hanno sempre scandito momenti lieti, momenti tristi, noi speriamo che entrino nel cuore delle persone per dare un input di pace. Quindi suonatori di campane che non hanno nulla a che fare con fonditori di campane? No, fonditori purtroppo siamo rimasti ben pochi, invece suonatori di campane, che poi non è che ci siamo tanti, centro-sud questa tradizione sta attecchendo da pochi anni, invece al nord è sempre esistita una tradizione antichissima che è legata proprio a questo suono manuale delle campane. Armando, ma ci sta anche un altro battesimo, quello del centenario dello stemma pontificio elevato dalla fonderia Marinelli. Questo momento, questo connubio c'è stato tra il 62esimo raduno nazionale dei suonatori di campane e 100 anni dello stemma pontificio della nostra fonderia, una coincidenza proprio per due simboli, proprio questi simboli di pace, la campana e lo stemma pontificio che è simbolo di pace. Ha preso il via oggi a Isernia il secondo festival di poesia contemporanea Fatti Viva. Anche in questa edizione gli studenti incontreranno i poeti durante i giorni del festival al liceo classico Fascitelli.
Oggi in municipio si è svolta l'anteprima della manifestazione nel chiostro di Palazzo San Francesco. Gli incontri proseguiranno fino a domenica 12. Torniamo a Termoli, si attende nei prossimi giorni l'arrivo del Giro d'Italia in regione per la giornata di mercoledì 15. L'amministrazione comunale termolese fa sapere che in occasione del passaggio dei ciclisti ha predisposto la chiusura di tutte le scuole della città. Adesso spazio, come ogni giorno, al meteo. Metal Impianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metal Impianti Boiano, info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, 30 anni di esperienza nel settore. La gamma commerciale è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Tempo stabile e soleggiato nella giornata di oggi sul centro Italia. Le temperature odierne in Molise sono previste dai 13 gradi la minima a Campobasso fino alla massima di 25 gradi ad Isernia. Per l'Abruzzo dai 9 dell'Aquila ai 21 gradi di Pescara. Ventilazione settentrionale mosso l'Adriatico centrale. Domani sulle due regioni i valori climatici sono attesi stazionari, correnti da nord. Si chiude al terzo posto la stagione cestistica della Magnolia a Campobasso. Nelle due gare di semifinale le rossoblù di Mimmo Sabatelli devono cedere alla Reyer Venezia, quintetto che ha chiuso al primo posto la classifica femminile della pallacanestro di A1. Un match da applausi, quello di ieri sera all'Arena di Contrada Selvapiana, per una stagione da copertina per la Magnolia Basket dinanzi al proprio pubblico. Le venete hanno avuto la meglio di soli 3 punti, 66 a 63, per un match carico di emozioni. Passiamo adesso al calcio di Serie D, al via in questo fine settimana la pool scudetto, playoff e playout. Vediamo questo approfondimento. Inserimento nel girone 2 con Pianese Carpi e prima trasferta proprio in Toscana sul campo della Pianese dell'ex allenatore del Vasto Girardi Fabio Prosperi. Per il Campobasso domenica alle ore 16 parte l'avventura col confronto col team che ha anche due molisani nello staff tecnico, sia l'Isernin Umberto Di Giacomo come secondo match analyst ed il basso molisano Emanuele Vassalli come preparatore atletico. A riposo nel raggruppamento ci sarà il Carpi e per il Campobasso in caso di successo pari si rigiocherà il 19 maggio in casa, diversamente il 15 maggio contro il Carpi. Le prime di ogni girone e la migliore seconda andranno in semifinale con andata il 26 maggio e ritorno il 2 giugno e poi finale o in gara unica il 9 giugno su doppio confronto l'8 e il 12 giugno. Per il girone F domenica alle 16, spazio anche playoff tra l'Aquila e Roma City e tra Avezzano e San Benedettese con gare che, in caso di parità e regolamentari, proseguiranno i supplementari dove avrà la meglio il team con il miglior piazzamento. Per i playout domenica alle 16 ci sarà sempre nel girone F Tivoli United Riccione con, anche in questo caso, regolamento simile ai playoff ma con la peggior classificata che perderà e scenderà in eccellenza. Sul fronte dei provvedimenti disciplinari dell'ultima di regular season, infine, da segnalare un turno di squalifica per essere incappato nella decima ammonizione per scoppa del Termoli sceso in campo nel derby col Campobasso. Nel girone F della quarta serie, l'Avezzano, con il successo di misura ottenuto a Sora, ha mantenuto la terza posizione alle spalle di Campobasso e l'Aquila. Vediamo gli highlights dell'incontro.
Nell'ultima trasferta della regular season, l'Avezzano batte 2-1 in rimonta il Sora e si qualifica ai playoff come terza della classe. Non una partita semplice al cospetto di una formazione, quella allenata da Campolo, molto organizzata seppur imbottiti di giovani. Alla fine l'esperienza però ha avuto la meglio. Altomesi gioca a porte aperte dopo revoca della squalifica del campo. Dopo un avvio alla camomilla il match si anima nel giro di un minuto. La differenza è tutta negli episodi. Ruoli invertiti con Tuncaro che chiama al tiro Nazzi, pallone addosso a Crispino che ringrazia dall'altra parte del campo. Brusca in alleggerimento regala il pallone a Nicolas Verone che non sbaglia, secondo centro per il 2003, oggi in campo con la 10 sulle spalle. La manovra marsicana è compassata con scelte molto spesso cervellotiche. Il Sora ne potrebbe approfittare al 22esimo quando Tribelli spara al lato da posizione interessante. Un'azione in verticale tutta di prima porta, poco prima della mezz'ora Senesi a provarci dalla sua mattonella. Tiro impreciso. Pagliarini in tribuna per squalifica prova a scuotere i suoi. Sul finale ancora Tuncara, tra i pochi a salvarsi nel primo tempo, di testa non c'entra il bersaglio grosso. Il secondo tempo parte con tre nuovi interpreti, Bolo e Marzuillo nell'Avezzano, Fortunato nel Sora. Marsicani che continuano a soffrire la maggior intraprendenza dei padroni di casa. Capparella si invola sulla destra, cross toppo indietro. Onazzi, prima di lasciare il campo, prova dalla distanza. Crispino controlla senza problemi. Al 26esimo il pari. Senesi gioca alla perfezione il suo ultimo pallone del match, pescando sul secondo palo forte che di testa insacca. Episodio che rianima l'Avezzano a caccia del miglior piazzamento nei playoff con la Samba avanti a Senigallia. Superata la mezz'ora, ancora forte di testa a chiamare alla super risposta Crispino. Sulla respinta Marzuillo alza la mira. Gioco fermo per posizione di fuorigioco. Al 40esimo tutti in piedi per applaudire la prodezza balistica di Olivieri che, servito da Tuncara, va a togliere la ragnatela dall'incrocio dei pali. Gioia immensa per il 2005 che brinda nel migliore dei modi l'esordio in quarta serie. Si chiude ancora con l'Avezzano in avanti, Olivieri in stato di grazia, serve Bolo che non trova la porta, il numero 6 sulla respinta della difesa mette alto. Alla fine applausi per tutti, al Sora per aver centrato una salvezza anticipata e messo in luce tanti giovani, all'Avezzano per una stagione da 7, come detto dal presidente Pecorelli a fine gara. Ora i playoff al De Marsi contro la San Benedettese. Ancora calcio di Serie D nell'ultimo turno di campionato. La San Benedettese è tornata alla vittoria nel derby marchigiano di Scena a Senigallia. Al fischio d'inizio di Guitaldi di Rimini i ritmi appaiono subito piuttosto blandi e dopo le prime tiepide scaramucce il punteggio si sblocca all'11esimo. La Samp costruisce il vantaggio sull'asse Arrigoni-Paolini che parte in percussione centrale e trova il modo di infilarsi tra le maglie della difesa di casa per indovinare l'angolino che porta la Samba sull'1-0. La Vigor prova ad alzare l'intensità della sua manovra e al 16esimo agguanta il pareggio su azione iniziata e conclusa da Cheriota, che avvia lo scambio tra Ballello e Pesaresi che lo serve in area per liberare un chirurgico rasoterra diagonale di sinistro che si insacca nell'angolino opposto via Scioti. Nella fase centrale della prima fazione succede poco con le due squadre che si affacciano verso i 20 metri avversari senza troppa convinzione, ma a tornare negli spogliatoi in vantaggio è la Vigor capace di ribaltare il risultato al 37esimo con un'altra iniziativa di Cheriota che dalla sinistra trova in area Ballello. La guardia di Pagliari è troppo morbida e l'11 di casa ne approfitta per girare alle spalle di Ascioti il pallone che vale il 2-1. Nei minuti restanti succede poco e al ritorno in campo dopo l'intervallo invece la formazione di casa riparte con grande grinta e al terzo si porta sul 3-1 ancora con Cheriota che dal vertice destro dell'area lascia partire una fiondata che si spegne nell'angolo opposto con Ascioti che non può nulla. La Samb cerca di scuotersi, la Vigor sembra in grado di controllare ma al 19esimo Pesaresi, già ammonito poco prima per lo stesso motivo, tocca ancora il pallone con le mani sugli sviluppi di un corner. Guitaldi non esita un istante a sventolare davanti al capitano il secondo giallo che lascia i padroni di casa in 10. Sfruttando la superiorità numerica la Samb si riversa in avanti e accorcia le distanze al 21esimo con il tap-in di Barberini che, ben servito da Senigallesi e pochi passi da Roberto, non sbaglia. La rete carica i ragazzi di Mancinelli che agguantano il pareggio al 26esimo con l'incornata di Martiniello che gira alle spalle di Roberto, il bel cross da destra di Chiatante. La Vigor appare appannata e demotivata dalle notizie che arrivano da Roma, mentre la Samb intuisce la possibilità di salire al terzo posto approfittando del momentaneo pari dell'Avezzano a Sora e alla mezz'ora ribalta la sfida con Tomassini che si avventa sul pallone sporcato da Martiniello ancora su invito da destra e buca di nuovo il portiere di casa firmando il 4-3.
Clementi prova a inserire tutti i giocatori offensivi a disposizione per trovare almeno la nuova parità, ma a 4 minuti dal 90esimo Senigallesi piomba in area sul lungo lancio alle retrovie e in caduta trova il modo di colpire la sfera infilando l'angolo opposto di Roberto per il 3-5 finale. Non succede molto altro nelle battute conclusive, ma al triplice fischio la formazione rivierasca prende la notizia del successo dell'Avezzano, che lascia invariate le posizioni in classifica rendendo praticamente inutile la vittoria. 3 punti che non sarebbero serviti neanche alla Vigor, che chiude il campionato con la 4ª sconfitta di fila, mai successo nella gestione Clementi. Al giovane Domenico Palumbo il primo posto al trofeo di bocce Città di Riccia, il 24enne campano nel match d'epilogo della manifestazione ha sconfitto il padre Gennaro Palumbo. La bocciofila riccese organizzerà tra giugno e luglio ancora 2 gare, un individuale regionale e una coppia nazionale, la 4ª edizione del trofeo Madonna del Carmine. E infine alla presenza del sindaco Giovanni Tedeschi, oggi a Fornelli è stato inaugurato il nuovo campo da tennis in via Petrara. Negli ultimi anni l'amministrazione locale ha messo in atto una riqualificazione degli impianti sportivi del paese. Con questa notizia è veramente tutto. Grazie per essere rimasti con noi. Vi lasciamo alla nostra programmazione.